L'artista macedone Robert Gligorov, dopo più di 10 anni, torna a Firenze con la mostra Nepente, nello spazio della galleria La Corte, dove nel 98 aveva già realizzato Anima Animale. Gligorov, già attore e atleta, è oggi modello, illustratore, scultore, fotografo, produttore musicale. Nelle sue opere la violenza e il dramma sono protagonisti nel tentativo di attirare l'attenzione e tenere il pubblico davanti alle sue opere per almeno 30 secondi. L'esercizio mentale di Grigorov non è quello di fare un oggetto artistico, bensì di riconoscere all'arte la capacità di renderci più coscienti della realtà in continuo mutamento che ci circonda. Tu sei arrivato qui a Firenze nel 98 con la mostra Anima Animale, proprio qui alla Galleria La Corte. Sono passati tanti anni, adesso ne pente, quindi non ti penti, ma di cosa non ti penti? Ma più che io non ci pentiamo forse. In realtà, come dire, si diventa più attenti al sociale. Prima ero più, diciamo, egocentrico, ero occupato un po' a indagini su me stesso. Invece poi in realtà la mia visione si è allargata più al mondo intorno a me e quindi mi occupo anche così del sociale, anche se non direttamente come operatore, ma nel mio lavoro, diciamo, d'arte. In realtà la storia non insegna nulla alla fine, sembra che c'è una memoria breve, oppure non c'è proprio memoria in tante cose. Difatti, sembra che la morte o degli episodi di qualsiasi natura in realtà non insegnano, non marchino in qualche modo costruttivo o migliorativo delle nostre vite, no? Quindi ci sono tanti problemi, non ti puoi occupare di tutti, ti occupi quelli che ti sensibilizzano di più, capito? L'uomo magari è sempre al centro, indubbiamente, però anche l'ambiente e gli animali. Quindi c'è sempre un'ingiustizia che viene ovviamente camuffata per logica e quindi in qualche modo va fatta in un modo molto chirurgico, in un modo molto anestetico e quindi in realtà trattamento nei confronti degli animali. Nei confronti dell'ambiente, ora se ne parla tanto perché magari qualcuno in qualche modo ci specula anche per costruire un problema e sul problema si costruisce anche il business. Poi quanto è risolutivo è quello da vedere, no? Senti, le tue Sì. opere sono sempre molto forti, colpiscono lo spettatore, quindi c'è una dose di violenza, però sono anche molto poetiche, una grandissima poeticità, almeno io la vedo così. Come vedi questa dicotomia? Io non mi sento, diciamo, un poeta e nel mio lavoro non voglio fare poesia, non voglio fare arte, nel mio lavoro, diciamo, il mondo dell'arte lo accoglie, ma io difatti non voglio fare, diciamo, l'artista, vorrei fare un'opera in cui uno non riconosce un'opera d'arte, ma riconosce un'esperienza da vivere. Quindi esposta qui, esposta anche in un altro spazio, deve avere comunque una stessa emotività. Se viene connotato come un atteggiamento decorativo, diciamo così, raffinato, estetico, fine a se stesso, fallito. Quindi la violenza o l'amore, queste cose sono indirette, in cui non mi impongo il problema. Io faccio una cosa che mi piace, che mi interessa, che mi attrae, perché la fatica è tanta e in realtà ci rimetto poi in realtà la mia vita stessa nel fare queste cose. Beh, Rosanna mi ha invitato, Rosanna Tempestini, la direttrice della galleria, mi ha sostenuto agli inizi della mia, così si può dire, carriera e quindi mi sembrava doveroso magari così ritornare, ecco, l'eterno ritorno si potrebbe dire. Lei è molto, diciamo, disponibile, mi dà, diciamo così, carta bianca, non abbiamo vincoli sotto nessun aspetto e quindi questo è abbastanza, diciamo, importante. La mostra non è mai certa fino all'ultimo momento per ripensamenti, per le cose, quindi studiare tutto a carta, a tavolino, non è detto che poi sarà così. Non ho voluto che trapelasse l'idea diciamo, dell'installazione, è stata montata proprio il giorno prima e quindi questa cosa mi ha fatto anche molto piacere per la fiducia riposta in me. E, come dicevi prima, dalla prima mostra Anima Animale sono passati tanti anni purtroppo e quindi niente, torno magari con la stessa passione, magari un po' più deluso per altri aspetti, ma non quelli diciamo lavorativi, un po' come in realtà non ci sono diciamo, soluzioni così a breve o soluzioni fattibili e definitive.
però in realtà questa cosa qui mi deve dare, non di ripetere un lavoro, ripetere diciamo uno stile, ricarcare un'impronta già collaudata, quindi che funziona, ma cercare anche di mettermi un po' in gioco, ma non è soltanto per costruire la mia carriera, ma anche per distaccarmi da quello che faccio e farlo diventare più partecipe anche agli altri. Non ti trovi di fronte a un'opera, ti trovi di fronte a una tragedia. E questo magari riesce a incidere, a imprimersi nella tua testa. Una riflessione non per diventare più spaventato, ma migliore come persona. Una domanda proprio generale, cosa ne pensi del panorama artistico italiano, delle star come Cartman, Vanessa Windrost e delle nuove generazioni? Com'è un po' la situazione? Allora, la situazione è molto diversa vista chi è all'interno rispetto a quella che visione, perché i media ti impongono, diciamo, un modo, un gusto, un'idea di quello che è, quindi si legge, ti fai un'idea di tutto quello che è. Diciamo che l'Italia è tutto basato un po' sulla politica, cambiano i regimi, diciamo così, politici, cambiano i direttori dei musei, cambia tutto, quindi non sono, diciamo, delle commissioni che selezionano, diciamo, un direttore che poi rimane per un suo percorso, insomma, e poi viene sostituito per altri motivi. Qui è tutto basato, diciamo, a parte da Roma, in qualche modo l'ordine, no? E questo, diciamo, è già un grande danno ed è una cosa limitativa, diciamo che non è democratica in questo senso, però ognuno si fa le sue strategie e in qualche modo cerca di nuotare in questo così pantano. Quello che riguarda i due artisti che hai citato, bisogna farli comunque riconoscere la loro, come dire, capacità di gestire sia il loro lavoro, che fanno quello che in realtà in cui credono, e seconda cosa che sono comunque riusciti a imporlo non soltanto a livello nazionale ma internazionale, e questa è una cosa che gli fa onore. Di artisti bravi in Italia ce ne sono molti, però per una serie di cose l'Italia non è abbastanza armata o abbastanza capace da poter esportare in un modo credibile ciò che si propone. Quando sei ritorni in patria, capito? Allora viene accolto con gli onori quando ti riconoscono magari all'estero. Questo è successo a tanti, è successo ai film, è successo a, insomma, a tanti artisti, insomma, che prima hanno avuto un riconoscimento estero per poi tornare in Italia, insomma. Ma guarda, di progetti in realtà ce ne sono tanti, sono discussioni, sono progetti, però in questo momento mi devo svuotare la testa di questo che ho fatto, perché alla fine di ogni, diciamo così, creazione c'è una sorta di down emotivo e psicologico, quindi assolutamente tennis e dopo si vedrà. Comunque uno potrebbe anche decidere di smettere di fare un'esperienza artistica che ha fatto, non è detto. Duchamp lo insegna, 54 anni ha smesso, dedicato agli scacchi. Non è detto che uno debba per forza fino all'ultimo giorno della sua vita realizzare pittura, realizzare opere. Uno può avere un arco, no? che dà il meglio di sé, anche perché ci vuole tanta volontà, tanta competenza e tanta voglia anche di lottare per realizzare mostre. Non sono soltanto esecuzioni realizzate in studio poi esposte dopo un certo periodo e quindi il pubblico, diciamo così, le acquista. Tendenzialmente le mie opere non sono poi così acquistabili, capito? Quindi come si fa un quadrato perché tutto diventi logico e perché sia fattibile? Questa è un'alchimia che neanch'io ho capito bene. Quindi in realtà di progetti a lunga scadenza non ne ho, e poi in realtà non li voglio neanche fare.